Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi di un titolo azionario di cui faremo un'analisi che potrebbe davvero crescere moltissimo e andremo quindi insieme a valutare il grafico e tutti i motivi per cui è un titolo e un'azione davvero molto interessante in questo momento. E adesso capirete il perché. Ma prima di iniziare, ragazzi, come sempre, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, pertanto l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube per far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi video e aggiornamenti. Vi ricordo inoltre che io non sono un consulente finanziario, quindi il contenuto di questo video è puramente educativo e non rappresenta alcun consiglio finanziario né un invito a investire. Ma passiamo subito ad analizzare il tema di questo video e l'azione in particolare di cui effettueremo una analisi molto approfondita per capire perché potrebbe essere un'azione molto interessante da poter tenere nel proprio portafoglio. Vedremo quindi pro e contro di questa azione, di questo titolo molto interessante. Quindi si tratta di ServiceNow. Magari non tutti lo conosceranno, però è un'azione con una capitalizzazione di mercato di 91,68 miliardi di dollari, quindi certamente non la prima arrivata sui mercati, quotata sul NYSE, un volume medio di 1,47 milioni di dollari, il ticker è NOW, quindi Now. E rispetto ai massimi raggiunti a fine 2021 siamo al meno 35%, quindi una buona occasione in questo momento storico. Certamente possiamo dire che, adesso andremo a valutare questo titolo, per quanto riguarda ServiceNow, questa azienda è davvero un tesoro nel settore della trasformazione digitale. Infatti nel 2017 la rivista The Economist ha pubblicato un articolo che confrontava la crescente domanda di dati con quella del petrolio. Infatti, per questo che è nata in America l'espressione i dati sono il nuovo petrolio. Come i database, i software sono davvero necessari, al momento davvero più necessari del petrolio come carburante. È infatti incredibile pensare come negli ultimi 6 anni la tecnologia sia riuscita a diventare estremamente radicata, la richiesta di dati estremamente radicata nella nostra vita quotidiana. Che si tratti di intelligenza artificiale, algoritmi di apprendimento automatico, social media o sicurezza informatica, la tecnologia ci circonda. E infatti un certo numero di aziende che sta raggiungendo i giganti del tech quindi si sta affermando nel mercato e una di queste aziende è proprio ServiceNow che sta contribuendo a guidare questa grande era, questa nuova era di trasformazione digitale. Infatti questa azienda sviluppa software basati su cloud che aiutano ad automatizzare i flussi di lavoro, in generale i flussi di lavoro per vari sistemi informatici. Inoltre ServiceNow può facilmente integrarsi con una serie di altre applicazioni e questo fa sì che il suo software sia facilmente scalabile all'interno di varie organizzazioni e di altre strumentazioni. In particolare ha riportato alla fine di aprile, quindi i suoi guadagni, e analizzando la performance storica dell'azienda, possiamo dire che al momento è sicuramente un eccellente momento, secondo i dati, è un'eccellente occasione, secondo i dati in nostro possesso, per poter comprare delle azioni. Quindi vediamo un po', diamo un'occhiata, come abbiamo visto, insomma, i parametri economici sono quelli che vi ho descritto prima. Sicuramente, ecco, possiamo dire che ServiceNow, è considerata un'azienda SaaS, ossia Software as a Service. Infatti sul suo conto economico, dove appunto sono presenti i principi contabili generalmente accettati, gli investitori vedranno voci come entrate, margine lordo e reddito netto in generale. Le aziende SaaS tendono a evidenziare una serie di cifre che non sono quelle che seguono i principi contabili generalmente accettati, e presentano invece elementi economici, solo che non mi dilungherò troppo perché sono caratteristiche per i più addetti ai lavori. Ci sono elementi come entrate ricorrenti annuali, espansione dei clienti e obbligo di prestazione rimanente. In generale, quindi, le azioni SaaS
generano ricavi ricorrenti da software e ricavi non ricorrenti da servizi professionali. Wall Street in generale tende a tenere d'occhio la crescita dei ricavi del software, in quanto ciò tende a portare margini più elevati rispetto agli tipi di servizi professionali. Quindi quello che conta in generale per questo tipo di aziende come abbiamo detto SaaS, ossia Software as a Service, sono importanti appunto le crescite dei ricavi ricorrenti da software. Quindi certamente tutto questo va tenuto presente. Anche l'RPO, ossia l'obbligo di prestazione rimanente, è molto importante perché le aziende SaaS tendono a sottoscrivere ai propri clienti contratti pluriennali di grandi dimensioni con aumento di prezzo incorporati. Ciò significa che le entrate che gli investitori vedono oggi raramente rappresentano l'intero libro degli affari dell'azienda. Infatti l'RPO illustra quanti ricavi un'azienda come ServiceNow ha già registrato, ma non ha ancora riconosciuto un bilancio. Questi sono elementi molto complessi, però elementi da tenere presente perché chi analizza e valuta che l'RPO di ServiceNow è estremamente interessante, ci fa capire come sicuramente queste entrate verranno. Ci danno quasi certezza che ci sarà un aumento dei rendimenti nell'immediato futuro, proprio perché chi l'ha studiato sa che questo è un elemento, come l'RPO, molto importante per questo tipo di aziende SaaS. Nel 2022, inoltre, ServiceNow ha registrato ricavi da abbonamenti per 6,9 miliardi di dollari, che rappresentano una crescita annua del 24%. Inoltre, la società ha chiuso l'anno con 14 miliardi di dollari di RPO, con un aumento sia del 22% su base annua. Forse è davvero il più impressionante fra tutti i concorrenti e in generale c'è stato anche un'espansione enorme dell'azienda. Infatti al 31 dicembre 2022 ServiceNow contava più di 1.600 clienti che pagavano almeno 1 milione di dollari all'anno. È chiaro che tutto ciò sicuramente è da tenere presente per far sì che rispetto al 2021 c'è stata una crescita, un'espansione davvero notevole. L'azienda inoltre ha un amministratore delegato straordinario. Infatti, questi risultati finanziari così impressionanti fanno sì che per diversi mesi i principali attori della scena tecnologica tech mondiale come Microsoft, Alphabet e Salesforce.com hanno dichiarato davvero che i cicli di vendita più lunghi stanno influenzando materialmente la loro capacità di vendere servizi ai loro attuali clienti e acquisirne di nuovi. Hanno infatti attribuito i loro rallentamenti di crescita ai budget aziendali più ristretti, e questo per l'inflazione persistente e per i timori di recessione. Nonostante questo, quindi Microsoft, Alphabet e Salesforce.com abbiano dichiarato come i loro cicli di vendita siano stati molto rallentati, ServiceNow invece è riuscito ad aumentare notevolmente le vendite sui clienti consolidati, ne ha acquisiti addirittura di nuovi. Questo, come dicevamo prima, è perché l'azienda ha davvero un amministratore delegato illuminato. Infatti, la suite in generale, il sistema di dirigenziale di ServiceNow vanta diversi veterani nel settore, ma in particolare il suo CEO Billy McDermott, che appunto è stato scelto per rilevare il precedente CEO, è davvero notevole. Infatti, in generale, il 2020 è stato il primo anno intero di McDermott come amministratore delegato di ServiceNow e quell'anno ha registrato ricavi da abbonamenti per 4,3 miliardi di dollari e un RPO di 8,9 miliardi di dollari. Come abbiamo detto prima, l'anno successivo la società ha aumentato i ricavi degli abbonamenti di un altro 30% e l'RPO è salito a 11,5 miliardi. Nel 2022 ancora di più, quindi certamente tutto questo è da tenere presente. Quindi, mentre la crescita dei ricavi degli abbonamenti comunque in quest'ultimo periodo sta iniziando a rallentare, ServiceNow è stato in grado di far sì che sicuramente ecco, gli introiti, i guadagni dell'azienda stessa stiano continuando ad aumentare. Infatti, un analista famosissimo, Mark Murphy di JP Morgan, ha chiesto a McDermott le sue opinioni sull'ambiente macroeconomico e lui ha risposto dicendo, e vi cito una frase molto interessante, dicendo che è chiaro che lui è stato fra i primi a dichiarare che in tempi non sospetti, prima che ci fossero avvenimenti come l'inizio della guerra in Ucraina, l'inflazione spaventosa, l'inasprimento delle politiche monetarie,
la dislocazione dalla catena di approvvigionamento, sicuramente lui aveva già dichiarato in tempi non sospetti che c'erano nuvole all'orizzonte. E quindi è un uomo di grandi vedute, di grande lungimiranza, ma che è riuscito a far sì che sicuramente ha elaborato delle strategie che hanno permesso all'azienda di ottenere una crescita davvero notevole, nonostante il periodo, insomma, non dei migliori. Quindi sicuramente al momento, come tutti i titoli, come tutti i titoli azionari tech, è un titolo caratterizzato, insomma, da un periodo che avrà della volatilità a breve termine, però certamente è un'azienda da tenere in grossa considerazione, merita delle analisi e una valutazione, perché sicuramente sia il CEO, sia l'asset, tutto il sistema dei dirigenti, sia la strategia di investimento a medio e lungo termine è davvero degna di nota, quindi vi assicuro che merita un approfondimento e merita una eventuale parte del vostro portafoglio. Quindi ragazzi, come sempre, in conclusione vi chiedo di farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensiate dell'argomento trattato in questo video e di questo titolo azionario. Vi chiedo di condividere questo video con i vostri amici e se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like a questo contenuto se vi è piaciuto e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e il tempo dedicato e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!